Giacomo Gaglione è stato il protagonista della presentazione del libro Semi di Gloria, l'itinerario di fede di Giacomo Gaglione, presso la biblioteca del seminario di Caserta. All'evento sono intervenuti Monsignor Giovanni Dalise, vescovo di Caserta e autore della prefazione del libro, Padre Luigi Borriello, docente di teologia spirituale e consultore presso la Congregazione delle Cause dei Santi, Don Giuseppe Merola, della libreria editrice Vaticana, Don Edoardo Scognamiglio, teologo docente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Tommaso d'Aquino, e l'autore del testo, Don Antonio Di Nardo, postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione del venerabile Giacomo Gaglione. L'incontro è stato moderato dal professor Giuseppe Falanga, direttore dell'Ufficio Pubblicazioni della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli. Non poteva esserci posto migliore se non la sala di una biblioteca, il cuore dei libri, una sala che racchiude in sé il sapere e la memoria. Sono state queste le parole di apertura di Monsignor Giovanni Dalise, vescovo di Caserta, durante la presentazione del libro dedicato a Giacomo Gaglione, dove era presente anche la famiglia di Don Giacomino, così come lo chiamavano a Marcianise. Per me è un momento molto bello perché sto sentendo dentro l'obbligo morale, essendo vescovo, di presentare Giacomino Gaglione, ma nel modo più giusto, liberandolo dal devozionismo o da un certo senso di ricerca di guarigioni magiche. Qui si tratta, come abbiamo detto stasera, di condividere il pensiero di Gesù, la scelta di vita che ha fatto Gesù, e nella scelta di vita di Gesù dare senso anche alle difficoltà, alle sofferenze della vita. Certo, la sofferenza umanamente non ha ragion d'essere, ci poniamo sempre il problema perché anche Gesù Cristo si è posto il problema: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Anche tu mi hai abbandonato. Ma proprio nel vivere la volontà di Dio ci ha tracciato la strada maestra per poter arrivare alla gloria. È lì che noi dobbiamo arrivare, attraverso anche il valorizzare i sacramenti che ci ha dato, che sono per questo. Quando sono andato alla sua tomba a Capodrise, sono rimasto particolarmente colpito negativamente dal fatto che non c'era nessuno in quel momento, ma quello l'ho confermato anche dopo. Dobbiamo recuperare tutto il lavoro che c'era prima, in modo da essere un popolo che segue, una condivisione di un popolo ecclesiale che segue, perché altrimenti il Signore perché dovrebbe fare il miracolo e noi dichiararlo beato? Per chi? Se non c'è prima una richiesta che ci fa un popolo che vuole veramente seguire la stessa orma di Cristo attraverso Giacomino. È un testo che ci parla della sofferenza, ma anche del dono della vita e dell'amore, e credo che sia la prospettiva più giusta per interrogarci oggi sul senso del dolore, sul problema della salute, sull'importanza del corpo, sul nostro benessere. La testimonianza di un uomo di Dio è molto semplice: la risposta ai problemi dell'uomo, la risposta ai problemi del male, della morte, della sofferenza, vengono solo dall'amore. Solo chi ama può rispondere al problema della sofferenza e della malattia. Quindi questo libro ci aiuta veramente a riscoprire proprio il senso cristiano della nostra fede, cioè amare ed essere amati nonostante la malattia e il male è la risposta al problema dell'uomo e al senso della vita. Un aspetto che mi colpisce della vicenda biografica e umana, ma direi anche di santità, di Giacomo Gaglione è la sofferenza. Leggere la sua biografia, soprattutto attraverso le pagine di questo libro di Don Antonio Di Nardo, mi ha fatto scoprire che per ben 50 anni la sua compagna di vita o di viaggio, se si vuol dire così, è stata una sedia di ferro. Certo, all'inizio pure lui deve essere stato preso dall'angoscia, forse dalla rabbia, e deve essere stata anche sua la domanda che percorre, direi, questi 2000 anni circa di cristianesimo: perché la sofferenza?
Beh, Giacomino potremmo dire l'ha trasfigurata, perché non ha fatto della sofferenza e quindi del malato, di uno che è costretto a stare in sedie, un oggetto della carità degli altri, ma egli stesso è divenuto un soggetto di evangelizzazione. Attraverso la sofferenza Giacomino ha evangelizzato, ha annunciato e potremmo dire, visto che è aperta la sua causa di beatificazione e di canonizzazione, ha fatto in modo da portare a pieno frutto la sua vocazione alla santità. Una figura poco conosciuta, ma che è come un seme piantato da Dio in questa terra, ecco, per dare la gioia nella sofferenza. E credo che il suo messaggio principale sia proprio questo: vivere la sofferenza nella gioia, perché la sofferenza non è un male, la sofferenza è una permissione di Dio. Dio permette la sofferenza per dare gioia agli altri. La mamma soffre le dolori del parto per dare alla luce un figlio. Questa è la logica di Dio, per così dire. Non c'è logica in Dio, però la logica, diciamo così, nel progetto di Dio è, c'è proprio questo. E è inspiegabile una vita di sofferenze, 50 anni nel letto con sofferenze atroci, con dolori atroci, e vivere nella gioia. Ecco, anche perché il Signore aveva fatto capire che quello era il suo compito, quello era il suo messaggio. Da laico è importante. È il tempo dei laici, il tempo della Chiesa è il tempo dei laici. Papa Francesco lo sta dicendo in tanti modi: abbiamo bisogno di testimoni, Gaudete et Exsultate. Il testimone, il santo della porta accanto, è uno di questi santi della porta accanto, è proprio Giacomino. Io sono qui a rappresentare l'editrice che ha pubblicato il libro Seme di Gloria di Don Antonio Di Nardo, ma sono anche un figlio di questa terra. E quindi non sono solo qui per presentare un libro, ma soprattutto per testimoniare la mia devozione a questo venerabile che ci auguriamo presto diventi, anche grazie a questo libro, santo, riconosciuto dalla Chiesa e innalzato agli onori degli altari. Questo è l'augurio che facciamo, ma soprattutto la preghiera di affidamento alla sua intercessione presso l'Altissimo, perché ci aiuti e ci guidi sempre nelle fatiche e nelle sofferenze di ogni giorno. Abbiamo presentato questo libro che è proprio la teologia della croce e della gloria in Giacomo Gaglione, da un filone che è stato tratto dai suoi scritti editi e inediti. È venuto fuori con la Libreria Vaticana, quindi è stata edita dalla Libreria Vaticana questo libro, e proprio perché si è avverata con questa edizione la profezia che gli fece Padre Pio: non avrai le gambe, ma ti conosceranno nel mondo intero. E questo libro è un poco una nuova rinascita di questo movimento dell'apostolato della sofferenza, perché porta un poco di ventata in un mondo in cui la sofferenza, il dolore, la malattia sono state esiliate anche dalla cultura di oggi. E invece questo testo, attraverso l'esperienza teologale di Giacomo Gaglione, le riprende e ne fa partecipe, le valorizza e gli dà un'anima a questi stati di vita. Ed è un testo che può essere letto agevolmente da tutti, sono 165 pagine e può andare nelle mani di tutti, anche se è il frutto e il sunto della tesi di dottorato che io ho conseguito nel 2017. Tutto questo è stato un servizio all'opera di Giacomo Gaglione, alla sua santità e alla sua spiritualità di laico, che deve continuare nella storia e deve proprio, come lui diceva, sorridere al dolore. Ed è non solo una grazia, ma è un momento di vita profondo, perché sorridere al dolore significa essersi impadroniti della sofferenza e non diventare schiavi della sofferenza. E questo momento di malattia, di sofferenza, per lui è stato un momento di gloria.
che diventa servizio quotidiano per i fratelli, come lo era nella sua vita.